Avevo sempre mangiato le Madeleine dolci, piccoli bocconcini soffici e irresistibili, dolcissimi da consumare come dessert. Anche se ho un debole per quelle alla mandorla, un giorno mi sono chiesta, perché non servirle come antipasto? Allora ho ideato la versione salata irresistibile. Per preparare questa ricetta è indispensabile acquistare gli appositi stampi, quindi gli stampi per Madeleine. Esistono diverse misure degli stampi per Madeleine, io ho preso quelli piccolini. Potete acquistarle semplicemente online oppure nei negozi per casalinghi, magari poi posso lasciarvi anche il link dove poterle acquistare, se volete, ovvio. Allora, iniziamo con la preparazione. Ho visto in internet che molte ricette propongono l'utilizzo di molte uova e molto burro. Ho cercato di mediare un pochino, quindi in una ciotola l'ho già setacciato la farina bianca, ho aggiunto il formaggio grana, uniamo il sale, il lievito per torte salate, quindi mescoliamo le polveri. Ora uniamo il latte, l'olio, ho utilizzato olio di semi, potete anche utilizzare olio extravergine, quello che preferite. Uniamo un uovo. Sinceramente non ho provato la versione senza uova. Secondo me potreste provare sostituendo un uovo con 60 ml di latte, però non garantisco il risultato, quindi fate magari delle prove. Intanto mescoliamo questi ingredienti perché voglio realizzare due gusti. Realizzeremo delle Madeleine al gusto pizzaiola e delle Madeleine al gusto pesto, ma vediamo come procedere. Abbiamo ottenuto questa consistenza, dunque abbiamo detto due gusti vogliamo ottenere, quindi dividiamo l'impasto in due parti. Anche se non siamo proprio precisi, fa lo stesso. In una ciotola aggiungiamo del pesto e mescoliamo. Nell'altra uniamo invece del concentrato di pomodoro. In questo caso, se l'impasto risulterà troppo asciutto, possiamo aggiungere un cucchiaio di latte. Mi stavo per dimenticare l'origano. Mescoliamo ancora. Ora con l'aiuto di un paio di cucchiaini preleviamo un po' di impasto senza esagerare come quantità e lo andiamo a sistemare all'interno dello stampo per Madeleine, così. Facciamo questa operazione sia con l'impasto al pesto sia con l'impasto alla pizzaiola. Mi ero sbagliata solo di due, infatti ho realizzato due Madeleine alla pizzaiola in più. Comunque adesso possiamo cuocere subito, vi consiglio 160 gradi ventilato per circa 15 minuti. Queste Madeleine salate si trasformano in ottimo aperitivo e finger food, sono una più buona dell'altra, veramente irresistibili, vedete anche la morbidezza. Potete servirle accompagnandole con qualche pomodorino oppure con dei dadini di formaggio insieme a una bollicina. Sarà un successo, anzi adesso me lo mangio subito. Provatele, buonissime.